Io per esempio adesso sulla diretta mia, anche se sto offline, posso comunque cambiare i nomi e ho messo Just Chatting, sono ospite da stesso, sono ospite di Stonewolf. Eccoci qua. Buonasera, buonasera Lobo. Eccoci. Mi sa che non so se si sentiva la musica, ma ho fatto Bella Pia. qualche casino sulla cattura audio. Mi sa che avevo tolto E qualcosa. non lo so perché in quel momento non c'avevo il canale 2 aperto, però adesso lo metto subito perché sennò mi si schiamano l'audio. Ma comunque lo metto, magari metto solo il video così. Un attimo. Niente, ho fatto una prova Perfetto. per... Perfetto, adesso ti vedo anche in diretta, e però mi sono Ok. lasciato l'audio da Discord. Non so se è partito bene l'audio... Vabbè, niente, veramente mezzo pomeriggio a cercare di far partire audio, musica e countdown. La musica non è partita, vabbè, poi controllerò. E niente, eccoci qua. Io e Atash Lobo. Bella. Ormai è la mia Atash di Windows. Veramente. La faccio subito, voglio provare subito questa cosa del... Ah, vedi, no, me l'ha data in automatico, c'ho l'host. Ah, mi stai hostando Ma quindi. ha funzionato, Pietro? Sì. Sono ospite di Stonewolf Hosting e di Stonewolf 666 annulla hosting. Perfetto. Quindi praticamente siamo in diretta Quindi in teoria su qui... entrambi i canali. In teoria sì, vediamo un po', però non mi vedo. Sono curioso di vedere, aspetta, mi apro un'altra finestra. Tranquillizziamo eventuali spettatori che stiamo facendo ovviamente delle prove. Come al solito. Delle prove tecniche. Vediamo un attimo. Ok, giusto perché io sono offline, a posto, no, volevo solo capire sul canale mio che cosa si vedeva. In realtà si vede il canale tuo con la chat mia. Perfetto. Esatto, è quello che ti dicevo ieri che facevo veramente durante la tua diretta del gioco di ieri, che non mi ricordo adesso il titolo. Medium, Ah, The The Medium, Medium. giusto, The Medium. Che tra l'altro sto rosicando perché ovviamente io non ci posso giocare e mi stava molto 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 piacendo. E niente, non ho intenzione di rifarmela ancora con la console next gen, quindi anche se devo dire che tra quello che ho letto sarei più optato per una Xbox che una PlayStation, almeno da quello che ho letto, e poi non so se Ah, attenzione. dei requisiti Vabbè, quello rimane sempre hardware. pure quello gusto personale, insomma. Allora, il discorso è questo. Su PlayStation c'ho tipo la mia community, quindi praticamente Certo. c'ho tutti gli amici che comunque giocano lì, quindi è un casino. Infatti, di solito i giochi che non gioco online, in multiplayer, li gioco quasi tutti sull'Xbox. Mentre la Play, diciamo, la uso di più per multiplayer, e questo è il problema. Quindi alla fine. Certo, Mi taglia la certo. testa a toro, penso, mi comprerò un PC, quindi per giocare a tutti i titoli, ovviamente non riesco a giocare. No, c'avevo questa intenzione in realtà di rifarmi il PC e non so quando, perché comunque ho visto un po' dei prezzi, specialmente sotto Il problema è Natale. che un PC da gaming è Sì. bello importante, però a livello economico, Ho visto, fa valuta te, veramente, ovviamente, in base pure. sotto gli 800 euro, veramente ci prendi tipo una lattina di Coca-Cola, quindi è quello il No, discorso. no. Poi ovviamente dipende sempre su che giochi, però ovviamente
Sia te come me, insomma, siamo abituati ormai a giochi, ecco, da PlayStation 4 con quelle È storie, quello. cioè sono giochi un po' pure di alto Anche livello, se ci su stanno dei un PC su giochi. 1000 euro non c'era. Sì, ci stanno dei giochi che mi piacerebbe giocare pure un po' vecchiotti. A parte l'altro giorno, vabbè, stavo sistemando. C'ho un PC che tu, quello io prima, per un lasso di tempo ho avuto il PC da gaming pure abbastanza spinto. Ti parlo di un i5, quindi fate capire quanti anni fa. E in quel periodo là ho giocato parecchio. Era il periodo in cui erano uscite la One e la PS4, ma io ancora non le avevo comprate. E perché c'avevo questo PC, ci ho Sì. giocato. E ci ho giocato fino a che non è scoppiata la scheda video. Poi, ovviamente, il prezzo della scheda video, ovviamente, ci ho comprato le console. È quello il discorso. E lì ho smesso di giocare su Certo. PC. Però devo dire che comunque ci stanno dei giochini molto, molto carini. E infatti, sono andato a rivedere l'altro giorno, l'ho acceso. Bypassando la scheda video, quella spinta che ormai è morta, e l'ho segata apparentemente con FIFA, se non mi sbaglio, perché mi cominciava a glitchare, poi a un certo punto non si è acceso più. Ah, prezzo certo. E praticamente niente, sono andato a rivedere tutta la mia lista dei giochi di Steam, c'è cioè un pacco di giochi. Tra l'altro, ho provato anche a far partire Batman Arkham City, che mi piaceva un casino. Ah, E perché su Steam c'ho tutta bello, sì. la collezione dei Batman, tutta tutta. Perché che successe? Praticamente acquistai Arkham Knight. Però non so se ti ricordi, Arkham Knight praticamente c'ho avuto dei problemi su PC. Per un periodo praticamente non te lo facevano scaricare più, cioè tu l'avevi comprato, però non te lo facevano scaricare a Steam perché non girava, c'era un problema, che non dovevano patcharlo, ma sto problema se l'è portato avanti per un bel po' di tempo, tipo mesate intere, fino al giorno in cui hanno fatto il download. Allora, quando ho installato Batman, tipo il giorno dopo, riaccendo il Sì. computer, apro Steam e c'ho tutta la collezione dei Batman, io. Che cazzo ho fatto? Io ho speso 1 milione di euro dei giochi. E invece che ha fatto? La casa produttrice di Batman, per scusarsi con tutti gli utenti PC, ha preso e ha regalato tutta la collezione dei giochi di Batman. Cioè, pensa che figata. E io mi sono ritrovato, ce l'ho tutti Ah, quindi praticamente. ti sei trovati nella tua libreria così. Sì, gratis. Cioè, una cosa bellissima. E la cosa che mi piace, infatti, del computer è che cioè, su Steam tanti giochi li prendi veramente a 2 lire. Cioè, poi vabbè, se riesci a trovare pure le chiavi in giro per la rete, è un attimo. E quindi Stanno qualche giochi tipo a giochino. 1 euro. Sì, qualche giochino mi piacerebbe rigiocarlo su PC. Tra l'altro, adesso c'è un gioco che dovrebbe uscire a febbraio. Che è praticamente un survival sui vichinghi. La grafica non è un granché, è un po' fumettosa, eccetera. Poi è carino perché è praticamente tutto ambientato praticamente sulla mitologia norrena. Tu sei un vichingo che va in giro, te devi costruire la casa, te devi costruire il villaggio, devi. E in più c'hai il discorso che vai in giro, esplori, incontri mostri mitologici, altri vichinghi, spettacolari. E questo dovrebbe uscire anche la versione Mac, ma non lo so se ci riesco a farlo girare su questo. Ce lo voglio provare. E ho provato, praticamente, ho acceso praticamente il computer per provare a entrare. E adesso. Ambientato Ciao Patrizio, Ciao. ambientato a Marcellina. E porca miseria, oh, sarebbe figo. E niente, ho provato a fare l'ingresso quello anticipato, però già l'avevano chiuso perché sa, il gioco adesso hanno praticamente deciso di farlo uscire i primi di febbraio, quindi hanno chiuso l'ingresso anticipato. E quindi guarda, questa è una cosa, per dirti, so, quei giochi che magari non costano miliardi e che se ti accontenti della grafica e te li giochi pure, sono belli da giocare, insomma. Sì, no, beh, certo, quelli sì, magari giochi pure di qualche anno fa che comunque magari uno non ha potuto giocare e ce ne stanno validissimi che magari non hanno, diciamo, delle esigenze tecniche sparate e sostanzialmente, cioè, però certo poi alla fine ti fai un PC per game, però via, e non puoi giocare magari con i giochi che escono
nuovi. No, cioè, Insomma, fine è un no, è po', quello. è un compromesso, è un Poi compromesso un po' duro, insomma, capito, un po' magari mi compro rigido. Cyberpunk e ci posso giocare. Bella Luca, ecco anche pure Luca, va. Esci lì, va. Bella Luca, buonasera. Niente, Ciao. stiamo come al solito facendo quattro chiacchiere proprio in free, proprio. Freestyle. No, beh, battuta su Cyberpunk. No, comunque, guarda, ti giuro, sarei tentato di comprarmi un mega computer solo per giocarci, guarda. Perché è una questione di dignità, però vabbè, vedrete, si vedrà. Per adesso, No, c'ho proprio visto appresso comunque. ai driver, ai cose, cioè Beh, proprio troppe rotture di oddio, palle. lo sai che Cioè, c'è sta con lì. questo facevamo insomma un po' di anni fa. Io sinceramente adesso pure, ma io parlo per me, ovviamente, Ma poi le certo. cose poi magari la vita poi cambiano. Però io mi sono ritrovato che poi alla fine, per lo lasso di tempo che ho per giocare, mi serviva qualcosa che accendo, sto Sì, sbragato sul l'avevi visto. divano. E non devo pensare a nient'altro, pio e accendo il gioco come se fosse in cabinet. E quindi, diciamo, da ormai 13 anni, 14 anni. Patrizio, giochi leggeri che però il Mac non reggerà mai. Vabbè, dai, il Mac però non è fatto per giocare, dai. Cioè, quindi. Ah, ok, niente, Qualche Cyber. web game, la browser game, quelli che trovi C'è pure su. un altro gioco che stavo vedendo che ci stava giocando una mia amica, che tra l'altro sta su Twitch, stava facendo le live l'altro giorno, che è quello sui fantasmi, adesso mi sfugge il nome, Fasmafobia, Ah, qualcosa del genere. fantasmagoria, No, fantasmofobia lì, sì. Fasmafobia, qualcosa del genere. Fasma, sì, fasmafobia, Che sì, so, che è praticamente la cosa che a me mi fa impazzire. Voi ve lo vedete mai su Sky? Cioè, almeno so se lo fanno più, anche penso su Digitale Terrestre. Quei programmi di quelli che vanno in giro a cercare i fantasmi. Cioè, vi è capitato? No, io sì, mi si chiamava fanno così, tipo impazzire, mi fanno, ti giuro, mi fanno Cercatori dei impazzire. fantasmi, una cosa del genere, sì. Voi avete visto mai qualcosa? La scena classica. Buio, loro infrarossi, entrano, c'è cioè tutto con i loro cosi, no? Ok. Aspetta, aspetta! No! No! Hai sentito? Hai sentito la voce? Poi vai a risentire una cosa tipo. Ha detto andate via da qui, bastardi umani! Cioè, ma dove? Dove? Ma che era? Cioè, Salve messere, bellissimo! che so, Oppure loro che le frasi camminano. scriptate di GTL. Oppure camminano, io a un certo punto. Ho sentito una cosa, una fitta. Così anche. No, no, mi viene da piangere, andiamo via da qui. Cioè, ma che cosa? Ma dove? Ma dacci una prova concreta, una foto, un filmato, niente. Cioè, proprio te giuro, mi fanno troppo Comunque quel morire. gioco. Il gioco dei fantasmi comunque su Twitch ha tipo spopolato per un periodo, poi è durato poco perché comunque, quanto ho capito, sembra un po' ripetitivo poi Sì, nelle, perché comunque è un gioco a vabbè. basso budget pure Sì, quello. è low Però è budget. figo perché ci puoi giocare fino a quattro giocatori in multiplayer e ti metti a cercare con amici fantasmi Sì. dentro queste case e te dai, Anche insomma, se quindi io fa. è più la situazione che si crea che il gioco stesso. Cioè, il gioco Esatto. ovviamente non è proprio al massimo, è pure a livello. Ci stanno compenetrazioni dei muri, poi vedi attraverso le porte, perché ovviamente non c'è Sì, diciamo, un no, vabbè, comparto pure tecnico molto elevato, però è figo perché i movimenti sono tipo così. si creano delle situazioni proprio Cioè. comiche, capito? Perché No, no, è fighissimo. sì, esatto. Patrizio, che poi fanno vedere i replay 14 volte e non si vede mai niente. Esatto. Pure la voce, hai visto? Quando mandano il replay che fanno vedere l'onda, no? Si sente una cosa tipo. Che Dice, adesso vedremo questa cosa. Facciamo potrebbe essere, che ne so, un barattolo che è pubblicità cascato. subito dopo la pubblicità, vedremo questa cosa. Quando dopo la pubblicità fanno il riepilogo di quello che hanno fatto vedere prima della pubblicità. E poi Guarda. finisce la puntata perché durano 20 minuti quelle E non hai puntate. visto niente, cioè se tu vai sulla fiducia, capito? Cioè, la cosa che mi fa ridere, cioè che mi fa ridere, però è bella secondo me,
Comunque sì, a parte i bei personaggi, le ricostruzioni, però sono belle le location, quello sì, che vanno comunque, io lo vedevo più per un discorso di... Ah, vedi, c'è sta leggenda di questo fantasma, che so, in Sì, per la Irlanda, e lui... storia che c'è sotto, il background, il Esatto, background. esatto. Poi perché sennò tu non trovi, vedi mai niente, oh. Cioè Sì, sì, sì. non c'è una cosa, cioè... Sì, poi magari tipo Scena quelle di... cose poi andavi tipo a cercare su internet. Che poi è un po' anche, diciamo, vabbè, questo è un programma televisivo, quindi lascia il tempo che trova, è fatto ovviamente per comunque tenerti un po' lì, no? Tra una pubblicità e l'altra, crea un po' di pathos, eccetera. Però è quello che poi si usa nei film. Cioè, tante volte tu ti spaventi per la musica di sottofondo, per la scena, lo scricchiolio e la scena buia, che tu non vedi niente. Cioè, fondamentalmente ti metti paura da solo, Beh, certo, cioè, quello non è c'è un bisogno di altro. classicone. È quello che, per esempio, a me piace tantissimo gli horror orientali, no? Gli horror orientali hanno sta cosa che non c'è un grosso make-up sotto, non c'è lo zombie super fatto bene che ti spaventa perché è orrido, ma ti spaventa il concetto di, che so, il fantasma, la faccia bianca, un'apparizione tipo fugace da una parte, cioè quelle cose che ti fanno strippare tantissimo. Quello Esatto. Che mi stava, per esempio, facendo paura ieri a vederti giocare. Non era tanto quando incontri il mostro che ti caghi sotto, ma è la location. Cioè, quel pezzo che tu sei entrato nella casa, cioè nell'hotel lì, no? L'hotel è inquietantissimo. Sì. Cioè, fondamentalmente tu hai giocato comunque... tot minuti fuori dall'hotel, cercando comunque i reperti, alla fine non c'era niente di spaventoso, però ti fa strippare, secondo me, quello. L'attesa è che potrebbe succedere qualcosa. Esatto, infatti quello è pure un po' lento. Ho letto un po' delle recensioni che criticano il fatto che effettivamente decolla un po' più, diciamo, dopo un tot di ore, dice l'inizio, però secondo me è proprio fatto così. Sì. Cioè, nel senso, mi aspettavo che non era un gioco frenetico alla Resident Evil, no? Ma un po' più simile, ecco, tipo Silent Hill, ma anche meno, cioè questa è molto più horror story quasi interattiva, insomma. Poi vabbè, ci ho Allora, giocato, ci abbiamo, capito? Ci ho sì, giocato tipo un'oretta e mezza, quindi poi porca miseria. vedremo nel seguito. Allora, il chat che dice: allora, Lobo, ieri su The Medium è uscito qualcosa di inquietante che ti ha mangiato. Cioè, le falene, a me Porca quando troia, sì. strippa le falene, porco, le falene che non sapevamo che c'era No, io allora, bisogno. ho giocato un'ora e mezza scarsa. E, sì, il pezzo delle falene mi hanno ammazzato 2 volte perché ovviamente mi scordavo di caricarmi, cioè quella cosa là che ti devi caricare l'energia per fare lo scudo. E, no, non so se è la cosa che ho visto io. A un certo punto apri una porta e da una specie di recipiente, di vaso di terracotta, mi è uscita tipo un urlo dell'entità che non si sa che era e mi ha fatto zompare perché era in completo silenzio. Lei apre praticamente sto sarcofago e esce una voce urlante che mi ha fatto zompare. Poi a me, diciamo, gli urli così, cioè, veramente mi strippo Pure troppo perché quando mi stai sento. comunque concentrato con le cuffie, e quindi la situazione Sì, che pure tutto che al se passa buio. un gatto e miagola ti mette paura, è normale, no? Cioè, la cosa che mi succedeva ad esempio a me a Warhammer Online, quando entravi dentro i villaggi, quelli dove c'erano tutti i dannati, diciamo, quelli che un po' indemoniati, eccetera, gli echi che si sentivano destra, sinistra. Lo so, c'erano quegli echi che si sentivano, quelle vocette che senti tu, che sentivi praticamente così, dalle cuffie, mi facevano strippare, con tutto che comunque era un gioco a livello visivo abbastanza elementare rispetto, ecco, a un gioco tipo quello che Sai giocavo che a io. proposito che Warhammer Lo so Online che come progetto, ancora esiste. allora, come progetto ufficiale è morto nel 2000, nel 2012, ok? La Mythic, che era quello che ha fatto il gioco, poi alla fine l'ha abbandonato. Tra l'altro mi sa che la Mythic l'hanno pure venduta come azienda. Che è successo? Che un gruppo di giocatori sono riusciti a mettersi d'accordo con gli sviluppatori e hanno ripreso tutti gli script e hanno fatto praticamente un server del gioco
che adesso non mi ricordo come si chiama, ma ce l'ho comunque sul portatile, ce l'ho ancora installato. Tra l'altro c'è un mio amico, un mio vecchio amico, diciamo, de scuola addirittura, che lui ancora ci gioca con altre persone. L'ho visto pure su Twitch e ce l'hanno. E praticamente hanno ricreato un server, ci stanno in media 2000 giocatori a sera. Minchia, E massimo. hanno praticamente, ovviamente non hanno evoluto dal punto di vista grafico, Vabbè, quello correggono era. solo ogni tanto qualche bug, introducono qualche evento speciale tipo per fine anno, queste cose così, regalano ogni tanto qualche cosa, però non hanno stravolto perché ovviamente non c'hanno i mezzi per mettere le mani su tutto il gioco, perché è assolutamente gratuito, poi dall'altro, quindi tutto gratis, tu ti connetti col vecchio account che c'avevi e c'è tutto il personaggio tuo. Come l'hai rilasciato? Ammazzava, fighico. Cioè Quindi, se io per caso vuoi c'avevo tirare fuori il il vecchio vecchio, PC, forse ci riesco ancora a c'avevi il Demon giocare. Slayer che Porco Dio, c'avevi. c'avevo un Demon Slayer da una branda, oh. Giocavo sempre con Max, se eravamo fatti tutti e due i nani, eravamo due cose, due rulli compressori. Era una cosa assurda. Andavamo a fare certi raid allucinanti. Belli, belli tanto. Infatti, ecco, un nano così mi manca su giochi. Ho rigiocato fino a poco fa su Neverwinter e c'avevo sia un nano che un draw, però non è. Sì, è bello, ma non come era bello, secondo me, Warhammer Online. Però, vabbè, a parte Beh, Warhammer quello Online era ci siamo proprio, cresciuti, diciamo, quindi. è stato il gioco più vicino, diciamo, al vero Warhammer, insomma, Martelli da guerra, quindi poi sono usciti adesso molto, ecco, questi qui nuovi, Patrizio che tra l'altro c'è dice. tutta una saga. So, vabbè, dai, ci sono programmi di cast hunter in cui alle volte effettivamente si vede qualcosina. Sì, ma sono come le foto che fanno tipo ogni tanto che mettono su internet. Cioè, sì, si vede No, ma è l'ombra figo, di ma basta come vedere questo qualcosa, qua, è però. Cacciatore di Fantasmi. Però, cioè, ci devi credere, insomma, dai. A volte raga, a volte caga sotto. Vabbè, metteci i bambini, fantasmi, vabbè, certo, normale. Tipo Silent Hill che uscivano di fuori quando suonava la campanella a livello della scuola. Vabbè, certo, vabbè. Che poi sono i film che ti fanno proprio cagassotto, secondo me. Cioè, ci stanno santi. Io quando si tratta di comunque multidimensioni, eccetera, sono quei film che comunque ti fanno. Infatti, ti ripeto, il gioco di ieri mi ha preso tanto proprio a livello d'atmosfera, non tanto di giocabilità. Cioè, io mi divertivo più a vederti giocare a te che effettivamente mi cioè metterci Sì. proprio io in prima persona a giocarlo, capito? A parte non ci riuscirei da solo, cioè mi cagherei sotto sicuramente. Sì, è anche bello, diciamo, proprio vederlo come se Possiamo fosse, vedere tipo diciamo, film, una tipo storia. un'avventura, esatto. Un'avventura interattiva alla fine, perché dicevo, oh, Lobo, vado là, giro di qua. No, bello, bello, mi è Non piaciuto. mi aspettavo né più né meno, eh. Poi l'hanno criticato, l'ho detto, per il fatto che sia un po' troppo lento. Dice effettivamente poi dei gameplay ci sta ben poco, perché alla fine i puzzle, pure tutti gli enigmi che ci stanno, sono abbastanza semplici, ma secondo me non era lo scopo del gioco. Cioè, è più un discorso diciamo, di intrattenimento proprio audio e video e di atmosfera che si crea anche questo discorso dello split screen, che vedi il personaggio che devo dire che è fatto molto bene. Tra l'altro è molto anche fluido, tieni conto che praticamente cioè, il gioco deve gestire praticamente due giochi differenti perché hanno due grafiche completamente No, separate, quello quindi è quello lì è bello. stato fatto molto bene. È bello perché comunque ti splitta il monitor e tu contemporaneamente devi fare delle cose che sennò l'altro personaggio non riesce ad andare avanti. E questa cosa è molto, molto bella. Forse più che lento è un po' statico il movimento perché ti permette di muoverti solamente in determinate situazioni. E ti ho detto, a me mi ricorda un po' Monkey Island su queste cose, cioè, quindi per me va oltre. E è bello Sì, comunque, è è vero. un'avventura visiva, cioè, quello è. Cioè, non è che te lo devi aspettare, che so, il gioco open world che vai dove te pare, da rampi, che ti possa Assassin's Creed o cose del genere. Quello è, cioè, non c'è altro, insomma. Che Infatti. dice Patrizio? Io ho giocato a Resident Evil 3 Oh, pure Marco, Remake. c'è, cioè, bella Marco. Oh, grande, grande Marco. E ho giocato a Resident Evil 3 Remake con le cuffie a modalità difficile, si sente il respiro di Nemesis
Quando ti corre dietro, capito? Queste cose, mamma mia, raga. Quanto ti fanno strippare? Quanto? Quando ti senti la cuffia che ti fa questo effetto qua dietro? Madonna, cioè, io la posso fare. Infatti, ci gioco solo di giorno, esattamente. Io volevo il tipo di giochi là. Esatto, è sistematica la giocata del giorno, che specialmente se sei da solo, è la fine. Sono le 19:30. Cioè, per esempio, Ti fai troppo prendere dalla situazione. ieri sera, infatti, come ti dicevo, no? Quando ci siamo messi con l'audio, cioè, io qua mo te riempio di cazzate, perché a me parlare sul gioco, spara cazzate, mi fa passare quell'attimo di paura, capito? Cioè, ci sta, insomma. Sì, poi alla fine era pure per farsi due risate, insomma, Sì, non è no. che. Comunque è bello, bello, mi è piaciuto. E dei giochi analoghi purtroppo in questo momento non ne vedo. Ecco, a parte quello che ti stavo raccontando, quello indipendente, Fantasmafobia, vabbè, quello lì, insomma, non mi ricordo adesso che ne stavamo a parlare prima, che ho visto comunque in giro, però cose un po' horror, proprio. Vabbè, sì, i vari Resident Evil, le varie. Però non ci riesco, io non ci riesco tantissimo a giocare, sinceramente. Infatti, ieri mi sono andato a sfogare su Volta. Poi abbiamo giocato con Patrizio su Volta. Ah, E proprio. sì, ma traverse Sì, norrene. beh, per forza. La mia squadra, questo è il nome della mia squadra. Cioè, la mia squadra. La mia... Il bello delle volte è che ti riesci a fare i personaggi, cioè comunque fai i vari personaggi, te li puoi comunque tutti sì, acchittà. Ieri Patrizio ha fatto il capitano, quindi ieri giocavo con Francesco Totti io. Cioè... abbiamo fatto la squadra, ci sto io Pietro e Francesco Totti, bellissimo. Patrizio è fissato nei giochi, praticamente lui passerebbe solamente a fare questo. Praticamente lui ogni gioco si va a cercare su internet come fa determinati personaggi e ogni tot cambia personaggio. Calcola su Red Dead penso abbia fatto 12-13 personaggi diversi. Ogni tanto esce, oggi so, che ne so, Ammazza. oggi so Bud Spencer, il giorno dopo, cioè, oggi so, che ne so, quello dei Sons of Anarchy, cioè sono fissa. E ieri tra i vari personaggi alla fine ho fatto proprio per Ma c'è scherzare. senso che ricomincia a livellare il personaggio da capo, solo per cambiare cioè cambia ogni volta No, personaggio. su Red Dead ti permette praticamente se tu spendi un tot di gold, c'hai la possibilità di prendere un gettone che ti puoi rimodificare a zero il personaggio praticamente. Capito? Quindi però tu giocando nel gioco comunque guadagni gold e te li... Poi pure la Rockstar ogni tanto ti regala queste cose, ti regala tipo un ticket per andare a rifare il personaggio, eccetera. Quindi lui se li appizza, poi ogni tanto quando gli gira se li fa il personaggio. E se va a vedere i tutorial di come fa... Cioè, poi faremo sicuramente una live su Volta, ti faccio vedere, capito? È impressionante, è uguale. Cioè, Totti quello con i capelli un po' lunghetti da pubblicità da Nike, cioè, uguale proprio. Cioè, guarda comunque come sono cambiato, sono saltato di Palom Frasca dall'horror a FIFA 21. Dice che manca Red Dead e Senti, ma Red invece Dead dai, stiamo per racconta spaccare. un po'. Mo se la rifamo una giocatona con tutta la posse, per forza. Questi giorni sono stato un po' solitario perché non... Ho giocato solamente a faccia e cattesori, quindi... Dicevi, Andrea, scusa, se rispondevo a Luca. No, no, vabbè, niente. Invece su Assassin's Creed, Pierre, l'hai portato avanti? Come l'hai trovato Assassin's Creed Ecco qua, Valhalla? dolenti, dolenti note. Allora, la storia è carina. La storia è carina. Sono arrivato metà gioco. Mi sono fermato. Non ci sto a giocare. Cioè, l'ho riaperto qualche sera fa. Ho fatto un paio di missioni e mi sono fermato perché purtroppo mi ha dato. Mi ha fatto lo stesso effetto che mi ha fatto Odyssey. La ripetitività. Faccio sempre le stesse cose. Non mi sta. Allora, praticamente, la differenza sostanziale che io ho trovato
tra per esempio i vari The Witcher, i vecchi Assassin's Creed, che io me ne andavo in giro beatamente nel mondo, facevo le 3.000 quest secondarie e mi portavo avanti il personaggio. Poi quando mi decidevo, Maniera mandavo avanti la storia, bello pompato, andavo e finivo la storia e lo giocavo tipo film alla fine. Che poi fondamentalmente è vero che un po' sono un po' tutti, diciamo, questa tipologia di giochi è abbastanza similari. Però non lo so, sarà che alcune cose l'ho viste un po' troppo rivedibili, alcune cose non mi hanno fatto impazzire a livello proprio di ricostruzione sui norreni, roba del genere, specialmente nelle armi. Non dico, vabbè, certo, non è che vai a. Premetto, non è che vai a giocare Assassin's Creed per giocare in un gioco storico. Nel senso, sì, ci stanno dei cenni, ma non è che stai vedendo un documentario di Pietrangelo. Ovviamente, cioè, alla fine ci deve stare la mega ascia, qualcosa di magico, di cose per fare comunque, per fare, diciamo, botteghino, no? Però non lo so, ma Fantasy, insomma. fondamentalmente tu esci, vai a fare la razzia, poi torni, ti mancano sempre le cose per costruire il villaggio, quindi devi ritornare a fare la razzia, devi ritornare a fare la razzia, poi ritorni, gli fai un pezzetto di villaggio, rivai a fare la razzia. Però se, tutto questo lo devi fare comunque seguendo la storia principale, perché sennò altrimenti alcune cose non riesci a farle. E che è il trend che ha preso Ah, ecco. questa tipologia di giochi ultimamente, cioè se tu non segui la storia principale, non ti sblocca determinate cose o determinate armi che ti permettono poi di sconfiggere alcuni nemici, tipo i templari e roba del genere. Sul fatto che la storia comunque ti fa fare un po' di missioni anche a livello dei giorni nostri, mi piace. Questa l'ho trovata molto interessante. Ma hai detto pure che forse ci ho giocato talmente tanto fomentato che ho trovato un po' il rigetto nel gioco e molto probabilmente devo far trascorrere il tempo e poi ci rigiocherò. Però un po' mi ha deluso. Mi aspettavo un po' cioè, mi aspettavo un pochino di più, ma di poco. Cosa, per esempio, che non mi ha preso. La Ubisoft sta spessissima, ogni tanto diciamo, crea un po' di ripetitività, diciamo, soprattutto nei titoli più blasonati. Beh, quello che ti posso dire è che magari potresti, appunto, fai bene, secondo me, a staccare, diciamo, per farti magari divenire l'entusiasmo e la voglia magari più avanti. Magari prova comunque perlomeno a portare avanti la storia principale a Sì, sto per punto, forza. in maniera lineare. E poi vedi se in realtà è proprio quello che ti poi ti permetterà di avere un gioco un po' più aperto, un po' più open, Il diciamo problema è così, che mi sono se non lo spoilerato è, un no. po' di cose su Twitch, quindi mi sa che già so alcune cose dove vanno a parare, Guardi un po' a quindi sorpresa. sono fatta la cazzata. C'era uno che stava praticamente Lo so. a streamare il gioco e mi sono fermato perché ero curioso di vedere pure come giocava e mi sono un po' bruciato il gioco. E poi Vabbè, ora sarà pure che mo so po' cioè preferisco giocare un po' multiplayer, un po' di cose, quindi gioco pure single player, mi sta un po'. Se l'unico che sono riuscito a giocare tanto bello, finito veramente nel giro buono, non so. Platinato, e io difficile platino un gioco, è stato Ghost of Tsushima. A me ha preso proprio la storia bellissima. Però pure quello è la cosa che mi è piaciuta tanto di quel gioco, che c'è la storia principale, ma sotto la storia principale ci stanno altre tipo 6-7 storie che si diramano nel gioco, che ti permettono di sbloccare cose che ti aiutano poi nella storia principale, a differenza di Assassin's Creed, secondo me. E si creano praticamente storia principale, il cattivo, l'antagonista che è lo zio diciamo, del protagonista, che tu devi cercare di aiutare per sconfiggere, come, non so se serve un po' la trama del gioco, praticamente c'è l'invasione mongola verso il Giappone, però entrano per primi in un'isola che è gestita da dei samurai. La prima battaglia la fanno, Sì. li scoppiano e praticamente lui si ritrova a dove libera tutta l'isola per riunificare praticamente tutti questi samurai dispersi, morti, eccetera, per andare comunque a cacciarsi i mongoli. Senza spoiler altro, perché magari c'è gente che ancora non ci ha giocato. La cosa bella è che però nella storia principale tu facendo la storia conosci dei personaggi.
che era tipo un maestro di arcieri, tipo una ladra, tipo il monaco. E con questi personaggi qua tu ci fai una serie di avventure. Che sono le loro storie personali. Quindi tu, praticamente, se non ti va di seguire la storia principale, puoi girare parecchio. E facendo queste storie qua, seguendo queste storie qua, comunque fai tutte le piccole missioni, libera questo villaggio, ritrova, che ne so, aiuta l'artista, fai quest'altro, c'è cioè la donna che è stata stuprata, quello che gli hanno rubato di nuovo la mucca. Cioè, e poi, vabbè, l'ambientazione, che te lo dico, niente. Si parla di samurai, quindi, cioè, tu ti... Allora, cacco è, se, somiglia un po' a Assassin's Creed a livello di interazione proprio col mondo, specialmente quando ti arrampichi sulle montagne, sali sulle varie costruzioni, eccetera. Però combattimento mi ha ricordato un po' Batman Arkham Knight, cioè che poi alla fine è un combattimento che pure, ha ripreso pure Assassin's Creed, diciamo. Sfrutta molto la parte stealth, no? Sì, poi aspetta, puoi La parte giocare stealth, no? a secondo delle armature che sblocchi e degli amuleti che ti metti, puoi cambiare il personaggio, lo puoi giocare o come samurai, paro dritto, che non seguendo il codice, diciamo, dei samurai, oppure buonasera, buonasera Veronica. Eh sì, sono tornato, sono stato un po' offline in questo periodo. E dicevo, o come proprio samurai dritto, cioè che segue il codice e tutto quanto, o comunque ti adatti alla situazione. Adattarsi alla situazione significa che non sempre con il codice samurai tu puoi affrontare le situazioni. E quindi il gioco te lo cambia, ti cambia proprio la storia del personaggio. Praticamente tu, seguendo il codice, vai verso una situazione, non seguendolo, fai altre cose. E poi in più, a seconda delle armature che ti metti, degli oggetti che usi, eccetera, ti cambi proprio il tuo stile di combattimento. E io me lo sono fatto tutto da arciere, cioè tutto il personaggio mio l'ho creato in stealth da arciere. Quindi immagine. Cioè, non facevo mai, raramente scontri con la spada se non proprio stretto necessario. Ho segato tutti i nemici con le frecce. Una cosa pazzesca. Me lo so proprio giocato così, capito? Cioè, proprio molto, molto ladro, molto ninja, capito? Cioè, e questo è molto figo. In più, penso, la cosa più bella che hanno potuto fare in questo gioco, a parte ho detto. L'ho platinato, quindi per me la storia mi ha preso tantissimo. La storia è veramente bella. Cioè, per chi è amante del Giappone, poi eccetera, medievale, e c'è la modalità, vabbè, la modalità fantastica, lo puoi giocare tutto in bianco e nero. Cioè, Ah, alla bello. Kurosawa, cioè, 10. Cioè, puoi giocare il gioco solo così, prendi tutto in bianco e nero, è pazzesco. Ma ha preso tantissimo. E poi hanno fatto il multiplayer. Hanno fatto uscire, dopo X tempo che era uscito il gioco, hanno lanciato il multiplayer che è basato su diciamo, leggende di personaggi, di spiriti, praticamente, dei fantasmi. E tu giochi in quattro, in coop, o facendo le storie tipo in due, contro praticamente tutti i bot. Cioè, quindi tu fai. Ci stanno tutte queste invasioni dei mongoli, eccetera, e tu devi respingere queste orde. Però giocando, tu puoi giocare come samurai, come arciere, come Ronin, e l'altro è assassino. Quindi c'hai queste quattro classi, ma è spettacolare. E c'ha, comunque il gioco ci ha avuto longevità, perché comunque ci stanno a giocare tuttora. È molto bello. Veramente fatto bene, la grafica molto bella. Devo dire che è stato questo, secondo me, il gioco dell'anno per me personalmente. Cioè, proprio il gioco che vedi, Assassin's Creed con Mazza. tutto, che sai quanto sono fissato per i vichinghi, sono ricascato nella routine della Ubisoft che fa sempre la stessa cosa. Siete sempre i fan di The Last of Us, si incazzeranno, ecco, Io se non ci ho dici sta giocato, cosa la sto anche. pazzo. Infatti, ho detto per me il gioco dell'anno. Io la sto pazzo, non ci ho giocato quindi. Che molto bene, sarà pure bello, però non l'ho provato. Cioè, tra i giochi a cui ho giocato io, per me è il gioco dell'anno, ovviamente, personale qualcosa. E devo dire che Sì, no, comunque ci ho avuto un certo, bel posso riscontro, dire. a parte scherzi, perché comunque è stato.
votato, ha vinto qualche premio, mi pare, se non mi ricordo male, proprio lo stavo leggendo ultimamente. E infatti se vocifera che dovrebbero fare un seguito, però ovviamente solo per Next Gen, ma calcola che è uscita la news giorni fa, addirittura Sonali, pensa tu come girano le Vabbè, è notizie. uscito cioè, nel 2020 il primo, penso che cioè, minimo 2 o 3 anni ci vorranno per Sì, pensa, farci. sono praticamente. Il gioco ha guadagnato un botto, c'è avuto un successone. E hanno carpito questa notizia perché sono andati a leggere gli annunci di lavoro della casa che sta cercando personale per un gioco medievale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nemmeno se sa se lo fanno, cioè l'hanno dedotto da degli annunci su del lavoro online, su cosa? Un gioco medievale, però con un'altra ambientazione, in un'altra area geografica, in altro. Guarda, io sto ancora a Magari potrebbe. seguire la leggenda metropolitana che la Rockstar doveva fare. Non mi ricordo se era Rockstar quelli. Se non mi sbaglio, se era proprio Rockstar quelli di Red Dead. Che dovevano fare un gioco medievale. Open World. Cioè, là, se mi fai un gioco tipo Ah. GTA, cioè, è la fine. GTA o Red Dead è la fine. Però questa gira sta leggenda Sì. metropolitana da determinato tempo che non si sa se poi in realtà è vero. Oh, guarda un po' chi c'è, Francescone. Buonasera, io intanto mi vedo la quarta puntata di WandaVision. Quindi vi muto anche perché ora si inizia a ragionare. Cacco, io non ho visto nemmeno una puntata ancora, quindi nemmeno ti posso spoilerare niente. WandaVision, la famosa serie su Vandanara, che è, no, scherzo. Dopo questa possiamo chiudere la trasmissione. Chiodi di vanno. Parlando sempre di Open World, la sai che stanno facendo, cioè stanno facendo, si dice che stiano facendo l'Open World di Star Wars. Cioè, te rendi conto? Cioè. Sì, quello da un po' che se ne parla. Non credo che sia una cosa proprio a breve. No, sicuramente no, Poi però. col fatto della pandemia, sicuramente diciamo, i progetti nuovi sembra così. È da qualche anno che se ne parla di un open Sì, però ultimamente world, è però riuscita la non notizia, quindi è quando riciccia la notizia è sempre un solo po'. un po' di rumore al momento. Staremo a vedere. Che Poi c'è il là. nuovo gioco fantascientifico della Bethesda, si chiama Starfield. Annunciato nel 2017-2018, dove praticamente non si vedeva nulla, si vedeva solo un pianeta e il logo, e si parla di un progetto enorme. Su quello sono molto curioso, perché non si Cosa capisce se è un tipo. open world ambientato nello spazio o un po' più strategico, non si capisce. C'è chi parla addirittura di una nuova saga, il Deathclaw, però fatta allo spazio, quindi sarà il primo di una serie Luca dice Starfield più o Star grande, quindi. No, Citizen? Citizen, vabbè, È quello è il quello. progetto Sola, prendemente in beta, che è Guarda, poi solo su PC. a me, allora io ho giocato un po' a coso, poi l'ho lasciato un po' andare. Ho giocato un po' a. Lo sai, poi non mi viene il nome, porca miseria. Quello che dovevi girare con l'astronave, andavi sui vari mondi e ti cominciavi a costruire le cose, però era talmente che ci dovevi stare dentro che da un po' l'ho lasciato andare. Dio, aspetta, mi sfugge. Poi, Ah. vabbè, veramente. E ho pensato, se minimo, minimo, gioco di Star Wars, tipo quello che comunque tu ti fai la nave tua, giri, vai. Comunque, però, vabbè, con l'ambientazione di Star Wars, io divento matto. Non mi vedete più, cioè, mi vedete sulla stream, penso. Cioè, perché esco più di casa peggio di adesso, capito? All'epoca, non so se ti ricordi, io ce l'ho ancora, diciamo, bello messo come cimelio storico nella libreria, Star Wars Galaxy, te lo ricordi, via? La Wars Galaxy, mi ricordo Star Wars qualcosa. Galaxy, Qual era?
Galaxy era l'open world, era il massive, era l'MMORPG di Star Wars uscito nel 2000 o forse 2001, Me la ricordo sta cosa, però perché non e ci ho dove ti giocato facevi il io? personaggio ed era Perché? strano. Io c'ho Perché? proprio il cofanetto che si apre tutto dopo. Tipo ologramma Metti un proprio. trailer, metti un trailer, vedilo un attimo. Allora, aspetta, ora andiamo a cercare. È storico, purtroppo non ci ha avuto grossa fortuna, è durato secondo me meno anni di quello che si meritava, perché purtroppo l'hanno non hanno fatto grosse evolutive, diciamo, del gioco. Hanno abbandonato un po', diciamo, il progetto e quindi è rimasto morto un po' con i vari bug e varie cose, però c'aveva secondo me una potenzialità enorme. Star Wars Galaxy of Adventures, è quello? Galaxy. Galaxy e basta? Star Wars Galaxy. Vediamo un attimo, che c'è la È connessione, che vecchio, sta a sto a fare parlare veramente tipo. dei primi anni 2000. C'è la connessione adesso come sta andando tipo a 1, cioè. Galaxy, scusa, plurale. Star Wars Galaxies. Infatti è uscito fuori cose strane. Sviluppato da LucasArts in collaborazione con Sony. 2003. Galaxy, sicuramente sì. Gameplay, eccolo qua, vediamo un po'. No, ecco, Vai, trasmetti me lo qualche. ricordavo sta cosa, però ecco qua, è bruttino, eh. Io ci ho giocato per un. Sai che non lo so se è ancora attivo. Se riesco a farlo partire, perché io oggi non so perché, ma c'è una connessione che fa schifo. Distribuzione. C'avevi praticamente quasi tutti i pianeti e i sistemi, diciamo, della saga. Era questo? Esatto. Vediamo poi se c'è tipo qualche trailer, qualcosa più di. Cioè, A parte questo che vediamo sta a un girare all'infinito. Vediamo un attimo. attimo. Hello, ladies and gentlemen, Captain Shack here, and Scusate. welcome. Hopefully we're live. I don't Vediamo un po', metti un po' trailer, qualcosa. Un Vediamo un attimo di gameplay se ci po'. riesco. Ti guarda come mi Io ho carica, trovato il trailer. il PC, cioè, proprio. C'ho la connessione infima oggi. Se infatti pure un po' Discord arriva un po' in ritardo, mi rendo conto che quando parlo a te la voce mia arriva qualche secondo Non dopo. vorrei che ho lasciato che sto gira sul wifi invece che col cavo. Mi sa che mi sono scordato di disabilitare il wifi. Non ce la faremo mai. Allora, torniamo un attimo. Sì, mi sa che mi sono dimenticato di disabilitare il wifi, quindi. Voglio però fare una cosa, intanto stiamo in una live sperimentale, quindi mi scuso pure con gli ospiti. Vediamo se riesco a trasmettere io, anziché trasmettere la mia faccia, che diciamo Ah, ok, non è vai, proprio il passa. massimo. Fai passare l'immagine. Provo a trasmettere Un un attimo il trailer, trailer. vediamo un po', eh. Mi sa che ho lasciato, infatti sì, mo c'ho paura che se tocco disabilito il wifi mi cade tutto. Tranquillo, Comunque tranquillo. non ci ho giocato Vediamo un perché po'. sto gioco non mi ricordo. Che poi ho giocato a giochi veramente brutti di Star Wars, eh. Che stai a creare, eh? Ho sentito già un suono strano. Ah, ma è figo, ma tiene pure la telecamera. Sicuro che io ti vedo solo a te perché mi sa che non lo so come. Che devo fare? Aiuto. Ah, Perché mi sa che ci ho impostato solo te, aspetta, capito? aspetta. Togli la telecamera. Ecco qua.
Adesso sei rosso. Perché io pensavo che ho messo solo che inquadra solo la telecamera tua, capito? Quindi molto probabilmente Aspetta, non è aspetta, fattibile. aspetta. Cioè, voglio Sei dire, non trasmettere. diventato Red Dead Lobo proprio adesso. Aspetta, aspetta, mo ritorno. Tanto facciamo così. Allora, io gli dico, condividi schermo. Comunque, Francesco, anda amore, Vediamo un po', eh. eh. Ma se vado a fa culo. Screen 2. Ah, però. Però c'ho poi mi sa che te chiude. Perché io c'ho. Aspetta, vediamo un attimo. Vediamo se ci riesco a capire quello che vuoi fare. Io adesso vedo tre schermate, vedo te, vedo la telecamera mia e vedo un terzo schermo che è il monitor dove sto trasmettendo, dove voglio trasmettere. Allora, io lo vedo. No, io no, non Non ho te capito dove lo fa vedere. vedo. Infatti. Ah, vedo, sì, vedo te, cioè io devo tre schermate pure io, quindi non capisco. Guarda in diretta, devo fare? Vediamo che succede. La vedi la schermata del Ah, video? ok, sì. Allora metto questa principale, guarda, la vediamo. No, l'ho levata. Quanto mi impicco con Discord io. Oddio, che ho fatto? Vabbè, tranquillo, tanto stiamo a trovare cose. Magari può essere utile. Allora. Forse devo mettere questo a tutto schermo? No, così no. Io ce l'ho in pausa comunque. Allora, aspetta. Vabbè, la calcola la vedo così, mo te faccio vedere. La vedo così. Non riesco a mettere quella in onda principale, quindi. Vediamo. Ok, no, no, va bene. Aspetta. Ah, ho capito che dici. Aspetta. Non riesco, volevo mettere questa qui. È più grande, però non ci riesco. Vabbè, comunque stiamo a fare una cosa un po' complicatina. Nel senso, siamo. No, 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 affatti, ci sta. Mi sa che però non si sente l'audio. Così, no. Non mi cattura l'audio, mi sa. No, Si sente vabbè. l'audio? No, l'audio no. Vabbè, ma perché io non ci ho giocato a questo gioco? Scusa, mamma mia, guarda sta rosicata. Ma ti pare che non ce l'avevo? No, non ci ho giocato, è vero. Guarda che era qua, la grafica. Ma tu pensi che possono fare, dai, adesso? Dai, con la grafica di adesso. Mamma mia. Mamma mia, è tanta roba proprio. Non mi arriva l'audio perché non cattura l'audio dallo schermo tuo, molto probabilmente, però vabbè. Dai, però questa Ah, mi ok. ricorda. Che gioco era? Aspetta, che ci giocavo sempre di Star Wars e così. A parte mi ricorda un po' Battlefront quello vecchio. Che figata, madonna. Sì. La Millennium Falcon è proprio minimal sto gioco, guarda, è proprio la giabba. Mi ricordo c'era sto bar dove tu entravi e poi devi ballare. Fighissimo. Che spettacolo. Nuove World ora su Star Wars Next Gen non esco davvero più. Eh no, è forza. Alla fine, cioè, a Luca, alla fine.
Cioè, che cazzo fai? Vai in giro con la spada laser, ma come fai io? Come faccio? Poi ti esci pure di casa con la spada laser poi dopo. Bellissimo, bellissimo. Aspetta un po' se riesco a rimettere da posto. No, mi devo ricordare di disabilitare il wifi quando faccio queste cose, perché molto probabilmente sto girando con il wifi, quindi... Allora... Mo devo riuscire a ricordare come ho fatto a mettere solo a te. Era la cosa più Vedi, c'è complicata. sempre tutto schermo. Ah, ecco, aspetta, ci sono riuscito, incredibile. Rieccoti. Vabbè, purtroppo, ovviamente sei Sono le piccolino ore e non 20. si poteva fare una cosa un po' più grande. No, la prossima live mi... Starò attento a vedere che se sto collegato col perché lo sai che c'è che Sì, esatto. non sto collegato col cavo però lascio sempre il wifi acceso perché per spostarmi i file dal telefono al Mac che li faccio con l'AirDrop quindi se non sta acceso il wifi non mi manda subito il file al Mac o Certo. dal Mac al telefono perché il wifi gli serve per fare lo scambio dei dati. Che è una figata, cioè una cosa pazzesca. Cosa che cioè, io sto col telefono così, mando il file, pa, ma va subito sul Mac. Su queste cose tocca lasciarli aperti. Poi su altre cose ci sarebbe da dire, fare una puntata a parte. E quindi, niente, capito, c'è un gioco di Star Wars con Open World, io, boh, guarda, veramente sarebbe... Poi chissà quando, poi Next Gen, immagino, con la grafica della Madonna. Cioè, già mi chiudo. Ultimamente sto a giocare, cosa che non avevo preso quando era uscito perché stavo a giocare altri 100 giochi. E sto a giocare a Jedi Fallen Order. È già quello, graficamente Ah, a me beh. mi fa morire. È bello, eh sì, Pure il 2 è uscito, non è che... quello rosso. Quel Jedi Jedi, quello Sì. rosso. Il Jedi Sì. rosso. Che niente mi fa tagliare, che hanno fatto. Fa imbruttire, mi immagino sempre che a un certo punto un inquisitore, eccetera, gli si gira e fa una roscia e fa la finita. Però bello, è carino, la storia pure è che è molto bella, so, la voglio ancora, so, l'ho iniziato non è tanto, quindi... Troppo, c'ho troppi giochi e non riesco a finirne uno, è quello il discorso. Intanto sto cercando di ritornare alla schermata di prima. Sì, vabbè. Hai toccato Discord quando inizio lo devi più toccare proprio. Oh, Fede! Esatto. Buonasera! Si dice, Federico? Stavo qui a cazzarà come sempre. E quindi niente, capito. Abbiamo fatto un bel salto da stasera. Siamo partiti dai giochi horror passando per Ghost Hunter televisivi vari. Sto facendo i panini per l'hamburger, ma sto sempre a cucinare, stai, oh. Mamma mia, oh. Mi ha fatto venire fame con due parole, pa! Panini per hamburger, calla. Sono io 8, Sempre subito. cooking a 120, non c'è Mamma mia, niente da fare. oh. Ti ricordi porco Giuda? Ma che era l'ultima che c'aveva la cuoca. Che La spettacolo! cuoca. Che spettacolo! Ma Forza il cooking a panina! 120. Cioè, capito tutti quanti. No, io sono mega. Io il mago, io Fabbro, io, e io cooking 120. Stra. Allora, aspetta che devo chiedere una cosa tecnica a mia sorella, vediamo se, perché ho visto che lei ha scritto sulla chat mia, quindi probabilmente lei mi vedeva online pure a me, è vero Federice, tu mi vedevi online a me, però sulla schermata vedevi la live di Pietro, mi confermi questo? Perfetto. Cioè, Infatti no. lei prima ha scritto sulla chat mia e adesso... Ah, No, beh, no, che nel certo. senso che funziona l'hosting, ok? Cioè, Quindi chi si tu... collega sul canale mio... Vede il canale qua. Sì. Top, Quindi top pubblicità proprio. però ovviamente se scrivi su quella chat là tu non leggi qua, quello sì, quello a meno che non fai il raid, quanto ho Beh, capito. certo.
Sì, esatto. Cioè, comunque gli utenti tuoi sono separati nelle chat. In alto sulla chat ti compare vai sul sito dell'host e quindi Ah, vai sul ok. canale della persona che ha invitato. Quindi a quel punto ti trasferisci direttamente sul Eh canale tuo. certo, ovviamente. C'hai un collegamento diretto anziché Ma andare ti alla vedi, chat, quindi è legge, molto più comodo, però capito? scrivevo, ma non mi vedevate. È quello che è successo ieri sera con tuo fratello, che io gli stavo a scrivere le peggio stronzate per farlo ridere mentre giocava, e lui invece era serissimo. Dico, è veramente diventato uno di quei player proprio pro, Scritto un papiro capito? dei commenti Sì, in realtà non sì. Federica, vai a vedere i panini invece di sta chattà. Giusto, mi pare giusto. Devi vedere la cottura. Ma sta proprio a fare il pane, no? Fammi capire. Cioè, sta proprio a fare il pane. Cioè, è partita proprio dalla base. Cioè, non è partita. Gli fa lei proprio. Ah, 10 io. Cioè, proprio il panino Ma certo, fabbricato, i proprio. panini, tipo i panini del Golden Pot, so, cioè stiamo a parlare proprio dei panini quelli Cioè, non è gourmet, come cioè io no, che vado a comprarmi panini il panino già fatto, lo gourmet. taglio e ci butto hamburger dentro, quello te lo dico. Cioè, lei partiva proprio dall'ABC, partiva proprio dal pane per arrivare poi al prodotto Dal primo finale. ingrediente, dalla panina. Capolavoro, guarda. Esatto. Capolavoro, alzo le mani proprio. Io mi calcolo non ce la farei perché mi passerebbe la fame prima di arrivare. Io già tanto che cucino, cioè. No, che poi mi piace cucinare. Però non è che non a sti livelli, ovviamente. Pure la cucina adesso queste cose appunto ci riavi un po' la passione perché se te stufi ovviamente Quando ti non pare bene, non vedo l'ora di lasci fare. perdere dopo 2 minuti. Mamma mia, zitta, mi sto. Io non ce la faccio più. Federico, qua bisogna sci. No? Davvero, guarda, perché adesso diventa veramente. Lo diventa come Francesco oggi ormai. Cioè. Come se pensate memina. Prendolo proprio come paragone più estremo, Esatto. insomma. Che poi non è vero perché come possiamo ci vediamo, però. E no, io perché non so se sta a sentire, ormai ci ha mutato, quindi posso dire quello che mi pare. E domani siamo Esatto, sono gialli, qualcuno speriamo che aveva. bene. Domani siamo gialli, speriamo bene davvero. E quindi no, io Domenica, mi sa da domenica. devo dire che quando lavoro, specialmente quando arrivo stanco da lavoro. Ovviamente non è che faccio il manuale o il muratore o scaricatore di porto, faccio il lavoro fondamentalmente poi alla fine di concetto, cioè di mente. E cucinare, ti posso dire che quelle poche cose che so fare, comunque mi rilassa tantissimo. Mi metto lì davanti al fornello, taglia, che so, la cipolletta, fai quello, cioè, sono quelle piccole cose, so fa quattro ricette, non è che so fa chissà che, Sì, ma però. crea proprio dei prodotti culinari da zero, cioè, quindi un Sì, oppure che ne so, per conto dirti. Esatto. cucinare piatto, cioè, Oppure l'estate per che mi diverto a pane, fare qualche biscotti, cocktail, ne panini. so, tipo, ormai so fare il mojito, ne ho fatti talmente tanti che ti giuro, se tu mi bendi, mi metti gli oggetti davanti e mi dici, guarda, qua ti faccio il mojito senza guardare. Cioè, l'ho fatto talmente tante volte che ormai mi sono perfezionato, è una cosa pazzesca. Perché ti diverti, capito? Cioè, il fatto di costruirlo proprio, capito? E ti viene 10.000 volte più buono di quello che ti vai ai vari locali, perché poi magari ci metti il Metti rum rum che che ti ti piace a piace a te, te, ci metti le cose, capito? Fatte fatte bene bene come come devono devono essere essere fatte. fatte, Ma ma questo questo fa è certo, facendo, non anche perché io sono io. personalizzato, È è tutto tutto come con con ricette ricette tipo tipo su su YouTube, YouTube, roba del roba del genere, genere, che che metti, vedi quello che fa il tizio, il barman, che ti dice, va, fai così, 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 perché se fai questo sbagli, carini, cioè, un po' come fai te con me. Quando io devo fare una cosa su Twitch, chiamo Robbo. sta fa venire la fame mo adesso Eh sì, parlare perché delle c'è ricette entrata la dei gamba tesa, capito? panini. Cioè, Cioè, stavamo a stavamo parlare parlando dei dei videogiochi, videogiochi, mentre la mentre gamba gamba tesa, tesa, hamburger e hamburger e panino, panino, è per forza. Sono le 8, sono le 8, è ora, capito, che andiamo un attimo a mangiare, diciamo. Vabbè, niente, ci siamo fatti un'altra che bella chiacchierata, abbiamo passato un po' di tempo. Mi è piaciuto che abbiamo ovviamente saltato comunque il tempo da. sostituire il tempo proprio, cioè Sì, abbiamo saltato siamo vari un'ora argomenti. e cinque Che poi fondamentalmente, diciamo, quello che vorrei fare io, cioè quello che sto facendo adesso con queste live, è proprio quello di prendere argomenti. A meno che non fai una serata tematica, però prendere argomenti che comunque spaziano dal fumetto, dal videogioco. Dall'informatica, da quello che vuoi, comunque al cinema, le serie 2, eccetera, che poi so,
fondamentalmente poi le passioni che ho. Quindi, parlarne con persone che apprezzano o anche no le argomentazioni è ancora Chiaro. meglio. Cioè, Sì. poi comunque ti stimola pure comunque il discorso di conoscenza, perché magari ecco, tante cose che hai detto te oggi non sapevo e cioè, ben venga, insomma. Quindi diciamo che se ospitate Sì, voglio. saranno sicuramente sarò contento di farle sempre più spesso, E invece sinceramente. voglio anche preparare pure una serata tipo serata pub virtuale, Mi capito? metto qui a Collega tutti su fare. Discord, Mi tipo metto a fare i cocktail. in Poi mi 7-8 rivedo da solo. persone, un mega ritrovo, esatto. Tu mi dici quanti siamo stasera? Sei, devo fare 6 cocktail, però mi bevo tutti io. Vediamo, la organizzo, contattiamo un po' pure di vecchia gente, pure tipo Emanuele, questa gente qui, Fabio, Federica, Marco, Dai, insomma, sì, vediamo, mi piacerebbe. Francesco, insomma, fammi venire Luca, insomma, Ne approfitto ovviamente. prima di chiudere che non, di solito non è che ho un calendario delle dirette che faccio, tranne quando riesco, magari No, la domenica mattina tra le 11 e mezza, mezzogiorno, massimo l'una, che faccio quel good morning in Vietnam, che mi piace tanto, che non è niente di che entro e dico cazzate come faccio sempre. E che di solito lo faccio di domenica prima di pranzo, proprio auguro la buona giornata a tutti. Tra parte quelle, ecco, sporadiche cose che faccio così, martedì sera, poi vedrò, insomma, più o meno penso dopo cena, credo, faremo una puntata dedicata solamente ai mega mostroni, perché ci siamo rimasti colpiti dal trailer di Kong contro Godzilla, e quindi assolutamente ci dovevo fare una puntata sopra, una live sopra, e avrò ospiti Patrizio e Andrea, che sono due carissimi amici che, oltre appassionati come me dei mega mostri eccetera, sono anche due disegnatori, quindi vediamo se riusciamo magari a fargli fare qualcosa durante la live, magari qualche sketch durante la live. Quindi se vi farà piacere, martedì farò sta cosa. Poi ovviamente vi romperò il cazzo, siccome faccio sempre, però addio, sto nella sì, live, ha voglia. quindi spero che esca una cosa carina. È la prima cosa che farò da quando c'ho Twitch, a livello di tematico, monotematico, perché per adesso sempre Organizzativo, cioè già preorganizzato, esatto. esatto, già Adesso preparato gli stiamo più a fare, sfondi, già diciamo, sto. live improvvisate. No, ma a me piace, mi Sì, piace così, sì, sì. perché comunque sia, cioè poi fondamentalmente improvvisate relativamente, perché comunque sia si spazia sempre sugli stessi argomenti, quindi fondamentalmente sono argomenti che mi interessano, e quindi per me è improvvisato a livello che non abbiamo comunque una linea da seguire, cioè se ho parlato di questo, questo e questo, ma l'argomento esce fuori a braccio, quindi esce fuori di volta in volta. E quindi niente, Certo. invece martedì cercherò di fare una cosa ben strutturata, che si parla solamente di quel discorso lì. Poi ovviamente anche quelli rientra al discorso cinematografico, dei fumetti, delle serie TV giapponesi, eccetera, perché poi fondamentalmente si parlerà di quel tema, di tipologia di film dagli albori, da come sono nati ovviamente dai pupazzoni, quelli proprio gommosi, a quello che ci sarà adesso, che veramente stanno al top della grafica. E ho visto un paio di scene che dei Kong sono pazzesche. Poi vabbè, Godzilla, per me io sempre team Godzilla, però vediamo un Sì. po', perché stavolta mi sa che un paio di pizze le pia. E quindi niente, tutto qua. Martedì saremo online su questa tematica. Detto questo, ci saremo tutti. vi lascio andare a mangiare. Non so se Federica ha finito di preparare i panini. Mo' ho fatto ogni voglia, mi vado a fare hamburger pure io. Purtroppo col pane che c'ho, però non sarà la stessa cosa, però. E niente, Robo, io non posso che ringraziarti per il supporto tecnico e altro. E un bacione a tutti. Grazie di averci fatto compagnia. Non so quanto siamo stati live, un botto, tipo. Dai, buona serata a tutti. Un'ora e 10, Un'ora un'ora e e 10, quindi è passata, però quindi il così. tempo Un vola quando bacione. Ciao belli. si sì, spettacolare.
Ciao, ci sentiamo presto, buona serata a tutti. Ciao ciao.